Sony sta decidendo veramente di fare sul serio e dopo aver annunciato l'esclusiva, o meglio l'assenza dalla E3 del 2020 che si terrà a giugno, ha cercato naturalmente, sta cercando di anticipare le notizie, non solo per ciò che riguarda l'uscita della nuova PS5, ma soprattutto delle esclusive, i giochi esclusivi che usciranno sulla nuova PS5. Infatti, Sony è proprio su questo che sta cercando di marcare, a differenza della Microsoft, cercare di portare giochi esclusivi per la nuova console. Uno dei giochi che potrebbe essere rilanciato, anche se rilanciato è una parola un pochettino strana, visto che fa parte della categoria della storia dei giochi, e Demon's Souls potrebbe essere la versione rimasterizzata lanciata in esclusiva su PS5. Per chi non lo sapesse, Demon's Souls fa parte naturalmente della categoria dei Dark Souls, o meglio, è stato il primo gioco Souls, e poi dopo Demon's Souls sono successivamente usciti Dark Souls 1, 2 e 3, per cui ha messo in pratica le basi per l'uscita dei Dark Souls. Quindi una versione rimasterizzata su PS5 darebbe modo naturalmente a Bluepoint di poter realizzare un gioco perfetto, non solo dal punto di vista grafico, sfruttando tutte le varie tecnologie che sono state promesse sulla nuova PS5, e parlo naturalmente non solo del nuovo hard disk SSD che dovrebbe essere molto più veloce, ma naturalmente sfruttando anche il ray tracing, ossia cercando di avere una qualità grafica molto più vicina alla realtà. Per cui immaginate un gioco come Demon's Souls, vecchia generazione, portata alla nuova generazione, dovrebbe essere fantastico, visto che generalmente si parla soprattutto del fatto che i vecchi giochi abbiano una storia e una grafica, diciamo, migliore rispetto a quelli che dovrebbero essere i nuovi di adesso. Per cui sfruttando una nuova tecnologia come quella del PS5, c'è ben da sperare. Addirittura si vocifera che potrebbe essere anche al lancio un Demon's Souls Remastered. Naturalmente, quindi, questa versione non dovrebbe girare quindi anche su PS4, ma sarà fondamentalmente soltanto un'esclusiva su PS5. Scrivetemi sotto nei commenti voi che cosa ne pensate di questa situazione dell'esclusività, perché Sony l'ha detto e l'ha ripetuto più volte che cerca di rendere i giochi propri. Io non sono molto favorevole a questa cosa perché mi rendo conto che spesso e volentieri ci sono anche persone che sono più legate ad altre console e credo che ci debba essere la possibilità di poter far girare gli stessi giochi anche su diverse console, soprattutto per cercare di mettere a confronto anche poi successivamente le varie grafiche. Potrebbe anche essere, io lo sapete, cerco sempre di trovare il lato negativo, potrebbe anche essere un modo per dire magari la nostra console non è all'altezza di altre e potremmo. Il paragone, ecco, forse spesso e volentieri spaventa e quindi naturalmente facendo un'esclusiva non permetterebbe poi di far girare il gioco su un'altra console, nel caso naturalmente specifico è quello di Microsoft, visto che generalmente la Nintendo punta su un genere diverso. Scrivetemi sotto nei commenti voi che cosa ne pensate soprattutto su questo Demon's Souls, ma soprattutto se ci avete giocato, perché è stato un gioco epocale. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye.